Ciao, è da poco che ho cominciato a fare questi video di cucina, ma mi è già venuta voglia di fare degli speciali. E c'è un motivo, e il motivo è più o meno questo. Poi non dite che le dimensioni non contano, è stagione di asparagi. E qui, dove abito io, a Cantello, provincia di Varese, Lombardia, gli asparagi sono una cosa seria. Cantello, infatti, è uno dei rari comuni italiani in cui l'asparago bianco è una grossa specialità. Dal 2016 siamo un IGP europea, mica paglia. Se vuoi sapere qualcosa di più sugli asparagi di Cantello, ti lascio qui sotto, nella descrizione, il link a un articolo che ho scritto sul mio sito web, in cui ti racconto più o meno questa storia, che è molto interessante. Però adesso invece ti dico solo una cosa, che l'asparago bianco di Cantello ha una particolarità, ed è un asparago che viene coltivato completamente coperto dal terreno, ed è proprio per questo che è bianco, come altri tipi di asparagi bianchi che si coltivano in Italia. La caratteristica quindi è che non solo non prende la luce del sole ed è completamente bianco perché non produce clorofilla, ma non diventa neanche legnoso alla base, come invece succede all'asparago verde. Considerando che di questo asparago si mangia tutto, la varietà che è stata scelta per la coltivazione è una varietà francese che è stata importata in Italia verso la fine dell'Ottocento, che si chiama Violetto d'Argenteuil. Ti faccio vedere adesso come si fa a pulirlo in maniera tale da non sprecarne neanche un pochino. Oggi faccio il primo video di questo speciale asparago bianco di Cantello per un motivo molto semplice. Per le ragioni che tutti conosciamo, l'emergenza del coronavirus, quest'anno la saga dell'asparago bianco non ci sarà. Tutti i ristoranti sono chiusi e i coltivatori sono in difficoltà. Quindi non so quanto possa servire, ma nel mio piccolo faccio questa piccola dimostrazione in maniera tale da ricordarti che a Cantello c'è questo tipo di asparago e se abiti nelle vicinanze e puoi venire in qualche maniera a procurartelo, sei benvenuto. In questi speciali ne approfitto per farti vedere delle ricette con gli asparagi bianchi. A cominciare da quella di oggi, che è una ricetta facile ma particolarmente sciccosa. È un antipasto, diciamo, di alta classe. Lo vediamo insieme, ma prima di tutto cominciamo a partire dagli asparagi. Come pulire un asparago bianco? Gli asparagi bianchi si puliscono come si pelano le patate, ossia con un pelapatate. Si prendono, si mettono su un tagliere, dopo averli lavati, asciugati, e si toglie la buccia, calcando anche, senza aver tanta paura. Dovete toglierla davvero. Non abbiate paura, perché questo asparago lo mangiate tutto, dalla punta fino al fondo. Per essere però, per togliere eventuali rimasugli di terra, eventuali problemi che può avere il gambo, qui a questo punto tagliate anche un pezzettino che butterete via. Ecco, peliamone un altro, così vediamo bene. Perfetto. Oggi facciamo questo particolare antipasto che possiamo chiamare passatina di asparagi bianchi con spiedino di capesante avvolte nella pancetta. Naturalmente puoi usare gli asparagi bianchi che riesci a trovare, non è che tu sia per forza a usare gli asparagi di Cantello se abiti a Palermo o a Firenze. La ricetta viene bene lo stesso e la presenteremo anche in un modo carino che la renda proprio un antipasto per aprire un pranzo importante o una cena di lusso. Gli ingredienti, come al solito, li trovi in descrizione insieme alla ricetta. Però, tanto per presentarti velocemente, oltre agli asparagi bianchi abbiamo bisogno
di almeno un paio di capesante per spiedino, della pancetta, fette di pancetta che avvolgeremo attorno alle capesante, un po' di sale, un po' d'olio extravergine d'oliva e niente di più. Se ce l'hai in casa, non ti mettere a cercarlo disperatamente in mezzo a 2000 supermercati, che non è il caso, puoi impreziosire questo antipasto con delle uova di salmone o delle uova di lompo che danno, aggiungono un tocco in più di salmastro al piatto e lo rendono anche leggermente più colorato. Taglio grossolanamente gli asparagi, quel tanto che mi serve per metterli in acqua bollente salata e tenerceli per circa 7-8 minuti. Mentre gli asparagi cuociono, pulisco le capesante, le tolgo dalla conchiglia. E poi dalla capesante tolgo la parte arancione, ossia il corallo. Devo essere sincero, a me il corallo delle capesante piace, ma mi rendo conto che ha un problema, è che potrebbe risultare a volte un pochino terroso, quindi è per questo che si toglie. Lo mettiamo da queste parti, magari ci verrà in mente qualcosa per un'altra preparazione. Ecco, una volta pulite si lavano sotto l'acqua corrente e sono pronte per l'uso. Che ne faremo? Trascorsi 7-8 minuti, togliamo i nostri asparagi dall'acqua bollente e li tagliamo. Per poi frullarli. Ovviamente in questo momento sono bollenti, io sto soffrendo tantissimo, ma perlomeno mi sono ricordato di non mettere le mani direttamente nell'acqua bollente. Prendiamo il nostro frullatore a immersione e cominciamo a passare questi asparagi. Aggiusto un po' di sale e anche di pepe. Un po' d'olio. E riprendo a frullare. Prepariamo lo spiedino di capesante. Prendiamo la nostra pancetta e avvolgiamo la nostra capesanta. Ecco, anche l'altra. Voilà. Spiedino e ecco preparato il nostro spiedino con la capesante. A padella calda mettiamo il nostro spiedino per farlo cuocere, bastano pochi minuti, 2 minuti sono sufficienti, il tempo proprio di fare in modo che la pancetta diventi leggermente croccante. Non aggiungete né olio né burro, basta il grasso della pancetta per cuocere questo spiedino. Ecco, la nostra capesanta è quasi finita di cuocere, vedete com'è già diventata croccante. Io non aggiungo del sale, perché di solito la pancetta è già abbastanza salata e pepata. Se vi piace aggiungetene pochissimo. Fate proprio passate ancora un attimino in maniera tale da avere una bella pancetta croccante. Quando cominciate a vedere che la capesante ha questo colore, vuol dire che ormai è praticamente cotta. Una volta pronta la togliamo dal fuoco, ma la teniamo in caldo e cominciamo a preparare il nostro antipasto. Mi procuro un bicchiere da cocktail come questo, un bicchiere da martini. Prendo la mia passata di asparagi che ho tenuto nel frattempo in caldo e metto nel bicchiere.
completo con un goccio d'olio, qualche piccolissima fogliolina di menta e di timo. Se l'avete, qualche uovo di salmone, ecco qua, là, e poi ecco finalmente anche le nostre capesante. Ecco qua il nostro antipasto, passatina di asparago bianco di Cantello con capesante avvolte nella pancetta.